Un tiro, un gol. Il Fabriano Cerreto prosegue nella sua corsa senza ostacoli in testa alla classifica. Ancora a punteggio pieno gli uomini guidati per l'occasione da Stefano Tarabelli per l'assenza in panchina di Spuri Farotti, capaci di essere cinici nell'unica circostanza nella quale il Monte Giorgio si fa sorprendere da una veloce ripartenza. I conti non tornano invece per il rossoblù di casa, capaci di offrire una prestazione di grande sostanza. Attenzione, nonostante le pesanti defezioni in campo e l'impiego di alcuni giovani alla prima apparizione in campionato. Nel calcio conta chi alla fine la mette dentro. Il Fabriano conferma la sua capacità di monetizzare lo straordinario potenziale offensivo. Il Monte Giorgio invece costruisce tanto ma non riesce a far centro. L'avvio è tutto dei locali, che presentano una linea mediana decisamente inedita e giovane. Terzo minuto, Sbarbati, irresistibile nella sua accelerazione, mette nel mezzo. Minella conclude di prima intenzione. Spitoni è miracolosa nell'opposizione. Altri due giri di Lancetti e ancora l'ispirato Sbarbati a provare un tiro cross che si perde al lato di un nulla. Le accelerazioni improvvise del Monte Giorgio consigliano a Fabriano Cerreno di tenere i ritmi bassi e di gestire il pallone. La partita è bloccata con pochi spunti. Il Fabriano gira palla ma conclude praticamente quasi mai in porta. Al 38esimo la squadra di casa costruisce un'altra succulenta palla gol. È sempre Sbarbati a costruire, traversone dalla destra per Gregorini che si libera al tiro. Spitoni tocca, poi Bartoli salva ad un centimetro dalla linea di porta. Nel frattempo Fenucci deve rinunciare anche al giovane Polini, guai fisici, rilevato nei compiti da Sulpizzi. La ripresa è quasi in fotocopia. Il Fabriano Cerreto ha come imperativo quello di limitare i rischi dietro e di sfruttare all'occorrenza la qualità degli attaccanti. I rossoblù di casa si appoggiano spesso a Sbarbati, letale quando parte dall'esterno. Al 14esimo Gregorini arriva con un pizzico di ritardo per la correzione vincente. Al 23esimo il Fabriano piazza il colpo da tre punti. Lattarulo effettua un lancio di 50 metri innescando il veloce Iachetta, che prende il tempo alla difesa avversaria e poi buca Falcetelli con un diagonale nell'angolo basso. Il Monte Giorgio, colpito nell'orgoglio, cerca di attingere alle energie residue per organizzare una reazione apprezzabile. La capolista però non mostra nessuna distrazione e limita i rischi dalle parti di Spitoni. Al 38esimo Bartoli, su punizione, scalda i guantoni all'estremo di casa, mentre l'orgoglio finale per il Monte Giorgio produce un'ultima opportunità al 48esimo. Gregorini pennella per Labriola. Ottimo lo stacco aereo, ma la sfera è alta. Per il Monte Giorgio arriva la prima sconfitta in stagione, carica però di mille recriminazioni, mentre il Fabriano prosegue nella sua corsa solitaria e vincente.